Benvenuti ad una nuova puntata di Bianco e Nero, siamo all'angolo delle storie, molto di più di una libreria per bambini e ragazzi nel cuore pulsante di Avellino, al centro storico con Consiglia Aquino. Ciao Consiglia. Buonasera. Diciamo che l'angolo delle storie è qualcosa di molto più di una libreria per bambini e per ragazzi, potremmo definirla un luogo di incontro e di confronto, non a caso qui avete ospitato anche molte riunioni dedicate al centro storico, alla dogana, ai temi caldi della città. Sì, è vero, e vogliamo continuare a farlo. Questa definizione di luogo è importante, perché anche quando vendo i libri o quando incontro i bambini, per me è stare insieme, quindi è veramente il termine giusto per definirla. Che momento vive il centro storico di Avellino secondo te? Il centro storico di Avellino, centro storico. Io quando mi parlano di periferie dico che questa è la periferia delle periferie. Ho fatto vari incontri proprio nelle periferie, incontri di lettura, mi dicevano perché non arrivano fino alla libreria. Ma io devo dire che le persone che ho viste nelle periferie le ho viste qua, è questa periferia qua che non ho visto ed è triste, veramente triste. Quindi non c'è molto il senso di comunità? Credo che sia proprio poco. Qui all'angolo delle storie, dicevamo, non è soltanto una libreria per bambini e per ragazzi, un'idea, un'intuizione nata quasi 10 anni fa dalla caparbietà, direi, di Lia Tino. Tu lavoravi all'inizio con lei, ora la libreria è nelle tue mani. Che cosa ti disse Lia il primo giorno che ti incontrò e che ti fece questa proposta? Che cosa mi disse? L'ho anche scritto in un articolo, il professore Festa. Mi disse: sai fare delle locandine e sai preparare pacchetti. È nato tutto da lì ed è stato un incontro particolare, un incontro del suo coraggio che ha incontrato il mio, che non sapevo di avere, perché per mandare avanti una libreria indipendente per bambini ci vuole grande coraggio. È tosta, è tossissima. Economicamente è tostissima. Quello che riceviamo in cambio è però grande, meraviglioso, impagabile. Peccato che bisogna pagare tutte le varie bollette. Quando Lia parlava della bolletta della spazzatura, io dicevo: ma con tutto il bello che abbiamo e viviamo, possibile che Lia deve parlare di spazzatura? E adesso lo faccio anch'io, perché le cifre sono veramente alte. Continui ad andare avanti e ogni volta che un bambino entra da quella porta si apre un mondo per lui. Si apre per me quando lo incontro, ma si apre per lui, sarà questo arancione, ma si sentono subito a casa. Sono accolti in un certo modo, ma è facile accogliere bene i bambini. E è facile vederli subito a terra, che scelgono i libri, che scelgono il proprio libro, perché anche un bambino piccolo va verso il proprio libro. Con loro, a loro dedichi questo laboratorio il sabato pomeriggio, da che età a che età varia? Ci sono laboratori per i più grandi e per i più piccoli. Sì. Questi incontri di lettura ad alta voce tutti sabato, e sono tanti anni, ha iniziato Lia e poi io non ho smesso mai, estate, inverno, primavera, feste, sempre alle 6 del pomeriggio, aspettiamo alle 6:15 che arrivino tutti i ritardatari. Piccolo Elliot e Topino, il suo migliore amico, adoravano vivere nelle grandi città. Ma a volte la città era troppo sporca, oppure troppo rumorosa, o troppo piena di gente. Ci serve una vacanza, disse Topino. Vediamo chi arriva prima sulla collina, corriamo! Oh, in cima alla collina. Ho fame, disse. Topino guardò un po' più giù e vide dei buonissimi e bellissimi alberi con le vele, una campagna squisita. Letture ad alta voce, in genere tematiche, 4-5 albi illustrati, un unico tema, piccolo o grande, sarà il bambino poi a decidere cosa farne delle parole ascoltate. Tutti i sabato alle 6, io aspetto i bambini dai 3 anni in su e i loro genitori. L'ultimo sabato del mese è un sabato poi ancora più particolare perché è dedicato ai bambini più piccoli, 2-6 anni, una fascia dedicata a queste storie piccole, ed è un sabato che è il sabato di Nati per Leggere, che è questa associazione che promuove la lettura ad alta voce in famiglia. Io ne faccio parte come volontaria e anche facente parte del gruppo di lavoro dell'Osservatorio Bibliografico Nazionale. Quindi tutti i libri che vengono scelti qua hanno uno sguardo in più, devono essere libri giusti, libri di qualità, avere tutta la qualità ma anche le qualità per essere un libro adatto per la mente e per i cuori dei bambini. La risposta dei bambini qual è? La risposta di fronte a un albo illustrato bello è immediata. Anche il bambino non abituato all'ascolto è ipnotizzato dalle immagini, dalle parole. In qualsiasi situazione ho visto solo occhi attenti verso i libri. Ci vuoi incantare un po'? Ci fai sentire qualcosa? Ma ci proviamo. È un libro che ho letto da poco, magari ve lo narro. Ho letto da poco, si chiama Il grande muro rosso e l'ho letto davanti al murales di Milo alla stazione. Grandi significati a quel murales, grandi significati a questo libro. Il grande muro rosso. Il grande muro rosso era lì da sempre e si stendeva a perdita d'occhio. E c'è un topolino che vuole sapere che cosa c'è al di là del muro rosso, lo chiede a tutti i suoi amici, lo chiede al gatto fifone che dice di là meglio non andare, l'orso saggio dice invece sta lì da sempre, non ce ne interessiamo, la volpe allegra non ti fare tanti problemi, non c'è bisogno di sapere che cosa c'è al di là, il leone senza ruggito vede soltanto nero, forse di là c'è solo nero. Un giorno però arriva un uccello azzurro dall'altra parte del muro, il topolino ne approfitta e chiede di andare dall'altra parte. L'uccello azzurro accetta e lo porta al di là. E al di là c'è qualcosa di più bello di quanto avesse mai immaginato. E il topolino chiede, ma perché dicevano che al di là c'era tutto nero? E l'uccello dice, loro guardano con la paura negli occhi. Tu guardi con curiosità e hai avuto il coraggio di scoprire la verità per conto tuo. Ci sono tanti muri nella vita, piccolo topo, alcuni li alzano gli altri, ma la maggior parte li costruiamo noi stessi. Se apri la mente e il cuore, quei muri spariranno uno dopo l'altro e scoprirai tante cose belle che non immagini neanche. E così dopo il topino anche gli altri amici seguono l'uccello al di là del muro. E mi è piaciuto leggere questo libro alla periferia della città, che può essere la stazione, per dire che questi muri invisibili che ci stiamo creando, anche quello di Piazza Libertà che non ci fa passare via Nappi per venire fino a qua, sono muri che dovremmo prima o poi abbattere. Ti ho chiesto la risposta che hai, che ricevi dai bambini, ma non ti ho chiesto la risposta che hai dagli adulti, che ridiventano un po' piccoli e forse tornano ad emozionarsi, cosa che poi succede di rado da adulti, no? Sì, è la verità, perché questi libri, l'albo illustrato va bene per i piccoli ma va bene pure per i grandi, come va bene per le scuole materne, per la primaria, per i licei. Lo dico polemicamente perché non entrano spesso nelle scuole. Molti insegnanti li conoscono, molti insegnanti li ignorano, ignorando il fatto che possono essere per il loro lavoro di grande aiuto. Affiancare i libri di scolastica, che quelli sono non bellissimi, però magari affiancati con i libri di qualità, poche parole, immagini, grandi messaggi, veramente può diventare un po' più semplice, ma forse anche più piacevole. E sì, i grandi sì, tornano bambini. Sì. L'obiettivo di molti libri che tu vendi è anche quello di rompere gli stereotipi, visto che Sport Channel è una TV sportiva, è il lupo, no? È il simbolo tanto dell'Avellino Calcio che della Scandone. Qua mi hai fatto notare che c'è questo libro, anche i lupi cattivi vogliono essere amati. È così, i lupi I lupi di questi libri, anche perché dobbiamo difenderli, sono lupi buoni, a volte anche un po' sciocchini, però lupi che vogliono vivere. Sì. E far sognare i loro tifosi. Tu che rapporto hai con lo sport? No, poco e niente. Di simpatia alla lontana, diciamo. Sicuramente di simpatia. Parlando di adulti, c'è anche una rassegna che hai organizzato, curata con Emilia Cirillo, Parole tra noi leggere. Le protagoniste sono tutte donne. Sì. Con Emilia Cirillo e con Anna Catapano abbiamo invitato donne che parlano di donne. Abbiamo iniziato con una bellissima lezione di questa professoressa Teresa Lucente, che ci ha parlato di Hildegarda di Bingen, e seguiremo il 12, venerdì 12, con la professoressa Esther Basile, che ci parla di Giglia Tedesco, una politica militante di origine irpina. Miranda, autrice napoletana, ci parlerà di una collana editoriale d'altri tempi, la letteratura delle signorine, e quindi di Dellì. E Donatella Trotta, a novembre, di Matilde Serao. Chi è il tuo autore, la tua editrice preferita? I miei occhi in questo momento sono tutti per i libri per... Tra i ragazzi, sì, ti chiedevo di loro. Sì, c'è Beatrice Alemagna, che è un'illustratrice, una scrittrice, che ha scritto delle cose. C'è un libro che è diventato anche un manifesto, Che cos'è un bambino, e ci dice quello che eravamo, quello che siamo e quello che saremo. Sì, in questo momento i miei occhi e il mio cuore sono tutti per la letteratura per l'infanzia. Quanto sono cambiati i bambini in questi anni, da quando hai cominciato a lavorare qui ad oggi? Il rapporto con i bambini è sempre lo stesso. Chi viene qua ha anche genitori attenti che danno questa alternativa, perché ormai il libro è diventato un'alternativa. Pensare che possono passare delle ore qui, perché il sabato stanno un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, lontani dai tablet, dai giochi, dai telefonini. Per me è un impegno sociale e ci tengo a continuare a farlo. Ed è quello che ti dà la forza, ti spinge ad andare avanti nonostante le tante difficoltà che ci hai raccontato prima. Sì, è un impegno che ho preso con me stessa, ma con i bambini. Il tuo sogno, il tuo obiettivo futuro? Continuare a stare qua, continuare a stare nell'arancione, continuare a leggere libri per i piccoli, ma mi piace anche leggere i grandi. Sì. È bello fare un momento con gli adulti. Sì, continuare con un libro in mano, mi piace. Che tipo di supporto vorresti da parte della città? Visto che prima dicevi, soprattutto il centro storico non lo sento come comunità, ho sentito più affetto, calore e partecipazione quando ho fatto le letture nelle periferie. Basterebbe venire, perché di cose ne facciamo tante. Tranne il momento con i bambini, che ormai è diventato un appuntamento speciale, ma anche le altre cose che facciamo. E ad Avellino poi se ne fanno tante, non dico che solo qua si fanno. È diventato difficile proprio informarli, no, perché vengono informati, proprio farli arrivare. Sì. E quindi ritornando anche al ridurre le distanze, che in fondo non ci sono, e siamo tutti così vicino. Avellino non è grandissimo, e quindi cercare ma qualche cosa insieme ad altre realtà la stiamo facendo, e quindi magari le cose possono anche cambiare dal basso, volontariamente e senza aiuti altri. Come vogliamo chiudere questa puntata di Bianco e Nero? Che cosa mi vuoi raccontare per chiuderla? Ti voglio far cantare. Cantare? Con un libro che suona. Ok, allora andiamo ad ascoltare questo libro che suona. Spesso mi piace finire le letture con questo libro, un libro che fa i suoni. E si parte così, da un pallino che si chiama O, e quindi invito chi sta con me a dire O. Oh. Questo è O, tutti insieme, un libro che fa i suoni. Oh, lo chiamiamo? Oh! Non hai capito? Oh! E poi invito a seguire la grandezza dei pelini, quindi piccolo, grande, sempre al secondo del caso. Piccoli e grandi, mi raccomando tutti insieme, a seconda della grandezza, quindi... Vai! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Adesso piccoli, grandi, forza! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! E poi dal piccolo, oh, 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 oh! Ed è bellissimo perché le letture mi piace farle anche per strada, nelle piazze, e quest'estate ne ho fatte tante. Il risuonare di questi oh è stato meraviglioso. Partiamo grandi! Oh, oh, oh! Oh, piccolissima! Oh. Grandissimi! Oh. Oh. E poi tutti uguali, oh, 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 devono essere tutti uguali. E poi si salta con gli oh. Piccoli, vai! Oh. Tutti insieme, via! Oh. E ce n'è uno che piace tanto ai bambini, c'è questo che piange, ma lo possiamo anche saltare. Poi c'è un O e c'è un A che parlano tra di loro. O, A, O, A, O, A. Ah, hai già anticipato questa qua che parlano come se fossero dei robot. Lo sapevo. E poi sorridono. O, A, O, A, O, A. E cantano e i bambini si inventano melodie bellissime. E poi Montagne Russe anche qui è oh, ah, oh, ah. E una che piace a loro, così si sfogano. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. E finisco spesso così, una che piace a me, oh ed ah, che fanno pace. Allora, grazie a Consiglia Aquino, bellissima lettura, bellissimo incontro, grazie a Ciro Merlino alla regia, noi ci vediamo alla prossima puntata di Bianco e Nero.